Siamo con Massimiliano Granieri di STP Proton, che dopo questa lunga giornata di dibattito e di confronto sul trasferimento tecnologico può un attimino spiegarci cosa porta a casa lui e quindi quali sono appunto le ultime osservazioni di chiusura su una giornata così lunga e complicata. È facile essere banali di fronte a tanti argomenti come quelli di oggi, ma è stato interessante vedere che c'è un certo fermento su questi temi anche in altre parti del mondo. Questo lo sapevamo ed è stato interessante avvertire un senso di insoddisfazione anche tra i più bravi, no? Anche gli statunitensi, che hanno 30 anni di vantaggio, che hanno i risultati dalla parte loro, si interrogano continuamente sul se stanno facendo la cosa giusta e se c'è modo di migliorarsi. I giapponesi allo stesso modo, i russi allo stesso modo. Noi non siamo soli, stiamo capendo che siamo in un contesto veramente globalizzato e che quindi ci dobbiamo dar da fare, e tutte le volte in cui è possibile confrontarci con gli altri lo dobbiamo fare per essere sicuri che siamo allineati con il movimento complessivo del mondo. Certo, noi abbiamo appunto imparato che anche negli Stati Uniti e in Giappone hanno tantissime piccole e medie imprese. Abbiamo scoperto che sono in realtà un po' più grosse delle nostre piccole e medie imprese. Però appunto questa nostra caratteristica da un certo punto di vista è visto come un grosso vantaggio, perché vuol dire avere una grossa base sulla quale lavorare. Dall'altro punto di vista invece è un grosso svantaggio, perché mancano le dimensioni critiche quasi per agire. E in questo senso, non so, l'open innovation può funzionare? Quali sono, non so, dei traghetti per accorciare i tempi di sviluppo? Sì, ma allora questo tema è venuto fuori nelle battute finali su quanto le nostre piccole e medie imprese siano in grado di innovare, di acquisire tecnologie e quindi creare un mercato delle tecnologie. E la verità è che dentro questa nozione di piccola e media impresa ci sono le micro imprese fatte di due persone, quindi poco più che una partita IVA, e ci sono imprese che hanno fatturato di 50 milioni e che quindi hanno, diciamo, le spalle grosse per fare il mestiere dell'innovazione. Se guardiamo alla parte inferiore di questo spettro, è difficile immaginare che le cose possano cambiare rapidamente nell'immediato. È un discorso culturale ed è un discorso, temo, strutturale, nel senso che l'impresa piccola che decide di rimanere piccola perché è uno spazio di libertà, no? È un recinto nel quale l'imprenditore, sia pure piccolo, fa quello che vuole, è un po' destinata ad essere marginalizzata. Servono delle masse critiche. Allora o si cresce oppure si fa rete, consorziandosi, o si fanno contratti di rete, si cercano delle aggregazioni per poter crescere. Purtroppo, per il tipo di sfida e per l'impegno anche finanziario che l'innovazione richiede, è difficile immaginare che l'impresa veramente piccola possa fare la differenza sul mercato, se non quando, ma è la coda. Dal punto di vista statistico, le imprese riescono a sviluppare i loro prodotti internamente, però questo non è un discorso di trasferimento tecnologico, è un discorso di crescita interna. Invece, tornando alla sua relazione, ci ha spiegato come in realtà non esiste un mercato europeo del trasferimento tecnologico, ma che i lacciuoli che sembrano esserci sono sostanzialmente politici. Due o tre punti che riassumano un po' la sua relazione, appunto. Allora, il mercato europeo della tecnologia, come si chiama, della proprietà intellettuale, è sottosviluppato rispetto a quello degli altri paesi. Io ho citato gli studi dell'OECD che dicono quanto è grande a livello mondiale questo mercato, e l'Europa ha un pezzetto molto piccolo, benché spenda molto, o quantomeno quanto gli altri, in ricerca e sviluppo, raccoglie molto, molto poco, molto meno. Il problema è che cosa non lo fa funzionare questo mercato. Non lo dico io, è la Commissione europea che è preoccupata perché persone, servizi, capitali e beni circolano in Europa. La quinta libertà fondamentale, che è quella di circolazione della conoscenza, ancora non c'è, e non c'è perché ci sono degli ostacoli. Uno tra tutti, non l'ho citato perché so che è un campo minato ed è spinoso: noi non abbiamo un sistema federale della proprietà intellettuale, noi abbiamo 38 paesi che partecipano al sistema europeo dei brevetti. Stiamo andando verso il brevetto unitario, ma brevetto
con effetto unitario, ma arriverà molto in là. E chi investe in innovazione spende, ci sono gli studi della Commissione Europea, un brevetto in Europa costa 13 volte più che negli Stati Uniti. È chiaro che se per proteggere un'innovazione, come precondizione al trasferimento, devo investire così tanto, o non proteggo o proteggo meno degli altri. Oppure vado a selezionare solo alcuni paesi con il rischio però che l'impresa con la quale parlo è interessata proprio al paese che io in quel caso non ho coperto. Siamo svantaggiati da quel punto di vista. L'infrastruttura anche giuridica del mercato della proprietà intellettuale è ancora incompleta, e finché non mettiamo mano a queste che la Commissione Europea chiama background conditions, cioè le condizioni al contorno del trasferimento tecnologico, è difficile che questo mercato verrà fuori. E, diciamo, però non è più una questione solo di soldi, è una questione proprio di cultura. È una questione, sì, no, non è solo una questione di soldi, è una questione di infrastrutture, è una questione anche culturale. Questo è un tema che è venuto fuori alla fine, c'era una studentessa di dottorato che diceva, che sollevava il problema. Il tema della proprietà intellettuale è studiato paradossalmente forse quasi dove non serve, cioè nelle facoltà di giurisprudenza, per diventare avvocati che si occupano di queste cose. Parlo ovviamente da giurista. La verità è che la proprietà intellettuale è uno strumento che serve molto di più al tecnologo, esattamente come saper scrivere rapidamente sulla tastiera del computer serve a tutti quelli che fanno ricerche e che scrivono articoli. Allora bisognerebbe che, per far crescere questa cultura, questa materia venisse insegnata, somministrata come materia quasi di base, come uno strumento, come si insegna l'informatica a chi deve utilizzare il computer o la lingua straniera a chi poi deve fare il mestiere, ai tecnologi, a chi sta nelle facoltà scientifiche, perché poi questi studenti sono i manager di domani, che vanno nelle imprese, anche in quelle medio-piccole, anche in quelle piccoline, e che portano alla cultura che poi è funzionale all'assorbimento della tecnologia. Lavorare sulla cultura è uno di quegli aspetti sui quali l'Europa si sta impegnando, e anche noi in Italia, devo dire, abbiamo fatto la nostra parte. Grazie, buona giornata. Grazie a voi.